Salve a tutti amici scheppatori e bentornati su questo canale. Oggi torniamo a riparlare dopo un po' di tempo di Ovira. Perché torniamo su questo argomento? Perché proprio oggi, come potete vedere alle mie spalle, è uscito un nuovo aggiornamento che ha aggiunto qualche piccola cosina e ha migliorato in totale il sistema in sé, le funzioni, anche un pochino più liscio durante i giochi. Inoltre in questo video volevo mostrarvi anche come potete giocare, come avete già capito dal titolo, a Super Mario sulla Ovira. Andiamo avanti. Allora bene, eccoci qua, questo che state vedendo appunto è l'aggiornamento ormai diciamo completo della Ovira, e oltre che aggiornare il firmware in sé per sé, aggiorna anche Android all'interno, quindi anche Android è un capellino superiore. Eccoci qua, naturalmente una volta finito l'aggiornamento la console si spegne e si riavvia, e ora vi mostrerò cosa è cambiato. Prima cosa, se noi scarichiamo un gioco vedremo nella sezione scopri il gioco appena scaricato con un segnalino play, come potete vedere ad esempio per Bomb Squad. Il segnalino play è presente sull'icona. Oltre a questo hanno anche aggiunto che una volta scaricato un gioco, ora io provo a scaricare veramente una cosa piccola come questa di 1,6 MB, in fondo a destra apparirà un piccolo messaggino, vedete, col download completato e l'avvio dell'installazione, e naturalmente una volta completata l'installazione anche quello. Questo è un'altra piccola cosina che hanno aggiunto. Ma passiamo subito invece a come avevo detto a scoprire come si fa a giocare a Super Mario sulla Ovira. Allora, cosa ci occorre? Prima cosa, ci occorre la ROT naturalmente del gioco di Super Mario che vorremmo utilizzare, e la ROT deve essere messa su una pennina qualunque va bene, io ad esempio questa è USB 3.0 ma la UIA riconosce ugualmente, quindi una pennina qualsiasi va bene. Non faremo altro che inserire sempre la pennina nell'apposito USB sul retro della UIA, e una volta inserito tutto quello che ci servirà è scaricare da l'apposito marketplace della UIA l'applicazione che si chiama Super NES. Ora io l'ho già scaricata e quindi la andrò a trovare qui, eccola qua. Facciamo partire l'applicazione Super NES, e come potete vedere a me mi ha già riconosciuto i giochi che ho nella versione ROT sulla USB. Per farvi riconoscere che al primo avvio naturalmente non ci saranno, basterà pigiare U su Setting e andare a inserire la ROM Directory, che a sua volta sarà questo, come potete vedere già selezionato USB Drive, che sarà appunto nell'USB. Selezioniamo Super Mario Kart, Super Mario World, insomma quello che voi avete scaricato, ma va benissimo anche qualsiasi altro gioco, e la ROM Directory, come avete letto, è appena stata settata. Basterà fare Y Scan for Games, naturalmente dire ok, che ti scarica anche la cover in linea, e farà la ricerca. Naturalmente per me è stata molto veloce perché avevo già tutto pronto, e sarà pronto il gioco. Ora proviamo a far partire il gioco. Come potete vedere vengono già riconosciuti i controller di cambio tra Super NES, che sarebbe quel pippolino tondo in alto a destra, e i nuovi controller della Ovira. Premendo a play game, e eccoci qua, Super Mario Kart.
Comunque niente ragazzi, questo è Super Mario, quindi vi ho mostrato anche come farlo. Premendo una volta il tasto U ci sono alcune impostazioni come il salvataggio, il setting, la modalità turbo per mandare avanti il gioco, il multiplayer che non ho mai capito cosa serve, e potete anche fare uno screenshot. Naturalmente, come stavo dicendo, nella descrizione vi metterò un link di un sito dove potete scaricare le ROT per i giochi. E niente, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Ciao ciao, grazie a tutti.